Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Ne avrei dovuto parlare già qualche giorno fa, ma non sempre ho il silenzio e la calma necessarie per affrontare questo argomento. Io sono stato, non so nemmeno che verbo utilizzare, un affezionato follower di Luca Trapanese, balzato alle cronache dei mezzi di comunicazione di massa virtuali e non, per essere stato il primo single maschio e gay ad aver adottato una bambina con sindrome di Down. E su questo gesto non c'è assolutamente nulla da eccepire. Io sono per qualsiasi tipo di famiglia si possa immaginare, nonostante le campane che probabilmente starete sentendo in sottofondo, non sposerebbero il mio pensiero immaginando da dove vengano, quindi su questo punto non c'è veramente nulla da dire, non mi sentirete mai parlare contro nessun tipo di famiglia, perché è il mio pensiero, è giusto così. Pensiero di persona proveniente da famiglia disfunzionale. Ed è a questo che ci allacceremo tra un attimo. Perché ho deciso di fare questo video. Ho deciso di fare questo video in seguito a uno scritto di Luca pubblico, quindi io spero che nessuno se ne abbia male se ne sto parlando, quanto non sto invadendo alcuna privacy, poiché si tratta di uno scritto pubblico e soprattutto non è mia intenzione denigrare la persona in questione, ma semplicemente dire la mia opinione da persona disabile e ahimè fuoriuscita da una famiglia disfunzionale che ho scritto anche, ma è stata beatamente ignorata. Il post è il seguente: in Europa il numero dei bambini nati con la sindrome di Down si è drasticamente ridotto. I moderni test di screening sono in grado di ravvisare un'anomalia, scusatemi, cromosomica a partire dalla nona settimana di gestazione. La percentuale dei genitori che interrompono la gravidanza è sconvolgente, in particolare ci ripensa il 71% dei genitori in Italia, l'83% in Spagna, l'80% in Portogallo, il 77% in Francia, il 90% del Regno Unito e pensate in Danimarca il 98% delle coppie che scopre che il bimbo o la bimba che aspettano ha la sindrome di Down decidono di interrompere la gravidanza, praticamente la totalità. Io, che una bambina con sindrome di Down, l'ho voluta con tutto me stesso e l'amo più della mia stessa vita. Non sono qui a giudicare nessuno. Perché a me sembra esattamente questo, Luca. L'interruzione di gravidanza è una scelta della coppia, un sacrosanto e intoccabile diritto della donna. Quello che mi domando però, a fronte di numeri così elevati, è: queste migliaia di coppie sono davvero consapevoli della disabilità da cui fuggono? Hanno la piena conoscenza della sindrome di Down? La considerano un'imperfezione così grave da non consentire a un bambino di venire al mondo? Sono abbastanza informate prima di prendere una decisione così importante, definitiva. Hanno una vaga idea dell'universo che questi bambini hanno dentro e non vedono l'ora di donare ai loro genitori e a tutte le persone che dimostreranno loro di amarmi, di amarli. Vabbè, il resto è un commento personale che non ci interessa. Carissimo Luca Trapanese, che non ti sei calcolato di striscio il mio commento. Io non conosco la sindrome di Down, però non possiamo sapere se questi genitori rappresentati come percentuali fossero informati o meno. Non possiamo saperlo poiché non possiamo interrogarli uno ad uno. E se fossero informati e non se la fossero sentita? Se non fossero informati e se fosse stata davvero la paura a
di stereotipie inerenti alla sindrome di Down, affermarli. Fosse soltanto, non so, mi viene da pensare alla comparsa precoce di malattie cardiovascolari. Di malattie cardiovascolari si muore. Cioè, pensi che sia facile per un genitore seppellire il proprio figlio? Quando normalmente la natura porta al contrario. Ho sentito molto questo argomento, non perché io abbia la sindrome di Down, ma perché provengo, mio malgrado, da una famiglia non solo altamente disfunzionale, ma anche economicamente poco abbiente. Non è sempre così, ma molto spesso è, ahimè, la famiglia da cui provengo io è uno di quei casi. Non c'è, la cultura del diverso che può avere una persona come te, già socialmente impegnata e socialmente attenta al problema della disabilità, prima ancora di diventare padre. Io avrei preferito nascere anche in un'altra famiglia poco abbiente, perché i soldi si servono, però se non c'è il cuore, non potrei essere felice nemmeno con tanti soldi, quindi mi sarebbe piaciuta piuttosto anche un'altra famiglia poco abbiente, ma che si facesse in quattro per me e allo stesso tempo, in proporzione alla mia età e alla mia disabilità, mi facesse fare tutte le esperienze del caso, lasciandomi libero anche, perdonami la metafora, di volare laddove è possibile, visto che due ali non ce le ho. Ho avuto parenti, non voglio fare nomi specifici, parenti che mi dicevano: non puoi andare a mangiare da quell'amico perché abita troppo lontano e non ti porteranno mai in bagno. E tuo padre non può venire così lontano a portarti in bagno. No, non puoi invitare l'amico a pranzo. No, non puoi andare in quel posto. Non puoi, non puoi, non puoi. Appena avevo un'idea che andava fuori dall'ordinario, chi te l'ha messo in testa? Quindi, tradotto, sei stupido, non puoi avere un'idea fuori dall'ordinario. Ho avuto un periodo in cui pensavo di essere bisessuale e non gay, e mi sono sentito rispondere: ma la bisessualità non esiste. Oh, ti piace l'uomo o ti piace la donna? Questa è stata la mia fantastica famiglia che ha deciso di tenermi nonostante la disabilità, che è un nonostante che non mi piace, ma in questo caso rende l'idea. Le persone che hanno parlato giustamente, a mio modesto parere, di argomento vasto e delicato sono state per lo più zittite in malo modo da altri utenti. A me non hai risposto proprio. Capisco che la mole di commenti sia tanta, capisco che magari fino al giorno prima tu non fossi abituato a così tanta esposizione, così tanti pareri da leggere ai quali rispondere, ma io sentivo che il mio parere era importante. Ah, e un'altra cosa: bambini con bisogni diversi dall'ordinarietà, che può essere una fisioterapista, una psicomotricista, qualsiasi altra cosa possa venire in mente, molto spesso vedono questi bisogni negati per la poca abbienza economica che tanto ho nominato prima. Io so, perché ti seguo sui social, che hai dichiarato pubblicamente di provenire da una situazione benestante che sicuramente garantisce alla tua meravigliosa bambina il meglio anche per quanto riguarda gli specialisti che le ruotano attorno e le consentiranno, mi auguro con tutto il cuore, un giorno di avere una vita normale. Ma anche questa disponibilità purtroppo non è per tutti. Ti parla qualcuno che ha dovuto lottare con le ore di sostegno nel suo periodo da studente
di scuola primaria, secondaria, superiore e all'università non ce l'avevo proprio. Non possiamo pretendere che ogni genitore, sia esso single come te o meno, abbia le risorse, quindi in una parola, non solo economiche come ti ho scritto, ma anche emotive per affrontare la disabilità. E perdonami, ma questo post mi sembrava esattamente un giudizio e non ce l'ho fatta a stare in silenzio, anche se probabilmente non mi guarderei mai. Firmato. Ragazzo disabile, 31enne, proveniente da famiglia disfunzionale e poco abbiente. Buonasera a tutti.